erano diversi anni da che io avevo l'udito un po' basso. Quegli anni che lavoravo in fonderia, in acciaieria, mi si è abbassato l'udito, no? Allora ho detto facciamo domanda, non facciamo domanda per il diritto della pensione di validità. Intanto sono passati gli anni e così, finché non sono andato in pensione, avevo fatto la richiesta e dopo ho cominciato, un anno dopo la pensione, ho cominciato a venire dal signor Pontoni, il quale mi ha dato gli apparecchi e perciò sono quasi 29 anni, che 28, che sono sempre qua seguito da lui, della sua. E avevo difficoltà nel lavoro perché tra il lavoro dove lavoravo io fin cantieri, gli ultimi anni, il lavoro rumoroso, io sentivo un po' di meno degli altri, con poche parole. Però era un po' difficoltoso, ecco, perché anche per via della patente, no? Se vado a fare la patente e mi bocciano perché non sentivo, è un po', insomma, allora ho deciso di farmi gli apparecchi e così ho seguito sempre. Ogni 3 anni adesso devo fare la patente, perciò se non ho l'udito a posto non hai niente da fare, no? Sentire e non sentire, no? E dopo, quando si sente, capisce tutto quello che si dice, insomma, è diverso, no? A parte anche adesso, io se levo gli apparecchi acustici, mi sembra di vivere un altro mondo. A parte il servizio, non ho mai avuto problemi, perché bastava un tac, erano sempre pronti. Non ho avuto mai problemi. Ho cominciato con uno, che dopravo uno, perché due mi sembrava di, come che mi soffocasse, non so neanche io come dire, no? Perché con tutti e due gli apparecchi mi sembrava che come che mi fremesse. Invece dopo si fa l'abitudine con tutti e due, la cosa normale, ecco.